Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi torniamo a giocare su Conker's Bad Fur Day. Avevamo sconfitto quella piccola bambina infame e adesso ci eravamo ritrovati a dover fuggire dal... Da questa zona. Mi era sembrato strano. Mi era sembrato strano che stesse finendo tutto liscio. Ovviamente di qua non ci passeremo, ma neanche morti. Proviamo. Incredibilmente ce l'abbiamo fatta. Ma la parte difficile arrivava adesso e quindi mo abbiamo al culo. Lo sapevo io. No, mi sono di nuovo preparato l'acqua e l'ho lasciata la vaffa, brodo. Ed era l'ultima vita, era, pure. Ma bene bene. Bene benissimo. Ok, dai, giochiamo e andiamo. Ok, si riparte. Abbiamo 4 minuti e 26 per cercare di non morire. Bene. Però ce l'abbiamo fatta. Ok, a sto giro non mi faccio fottere più di tanto, Stavo scherzando, evidentemente stavo scherzando. No. Ci provai più. Se io faccio tipo così, ma come cazzo la passo di lì, porca miseria. Un altro gameplay a non farò un cazzo. Sto scherzando, Spero di riuscire a farlo. Oh! Che è successo? Cose strane accadono alle mie spalle. No. Ok. Mamma mia, che strage di nuovo, ma che palle. No. Porca di una miseria. Finirà che sto gameplay durerà una vita di nuovo perché non riesco a superare sto pezzo. Andrà a finire veramente così? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate. Ok, beh, adesso. Porca zozza. Ero riuscito a fare tutto bene e poi me la soppia dal culo. Come accade da un po' di tempo a sta parte. E vabbè, vaffanculo allora. Più pazienza, ma vaffanculo. No! Allora, se io come lo supero adesso sto pezzo? Fatemi capire, perché... E l'ho superata. E adesso qua? Ok, adesso non ho più vita, ovviamente. Morirò come un cane. E lo sappiamo tutti che andrà a finire così, e invece no. Ecco, lo sapevo io. No. Per lanciarazzi, per quale motivo c'è un lanciarazzi? Ok. No, vabbè, ma che sfida.
figa di merda, però, ragazzi. Ce l'avevo praticamente fatta. Ho ultima vita, vediamo se riesco a superare. Ehi, se ho capito bene, passo così? Cioè, alla fine potevo passare così e nessuno mi diceva niente, veramente? Ma veramente? Sfiga questa, dai, ditemi che cazzo volete, ma questa è sfiga. Okay. E qui ci passo. Qua faccio così e passo. Che sfiga. Ma vabbè, ma perché? Ok, dai. Porca, mi sono di nuovo con una vita sola e basta. Che grandissime due palle, ma due palle così c'ho, così. Portacci mia. Altro gameplay per me. Cioè, gameplay, altro game over per me. Affanculo. E si riparte. Allora, nel frattempo vi dico questa cosa che mi è venuta in mente. Dunque, da quando ho iniziato a fare il canale, io sono un coglione. Ma questo proprio non ve lo posso assicurare, ok? Dicevo, da quando ho iniziato a fare il canale, non riesco più a trovare tempo per me per giocare. Quindi, stavo pensando di dedicare una parte dei miei gameplay ai giochi che mi piacerebbe giocare e portare di mio. Cioè non portare, che mi piacerebbe giocare di mio. E uno di questi è Lies of P. Quindi probabilmente già da ieri sera, perché questo video qua arriverà mercoledì mattina, già da ieri sera inizierò a giocare a Lies of P. E lo giocherò senza commenti, senza audio, senza niente. Proprio come se giocassi io normalmente, senza avere il... Voi non avrete disturbo alcuno e io me lo gioco come se stessi giocando una partita mia normale, come se non stessi facendo il canale. Però comunque so che molti apprezzano anche il gameplay senza commenti. E quindi, siccome io sono un cretino, mi suicido da solo. Dicevo, siccome molti apprezzano i gameplay senza commenti, e visto che a me piace fare svariate cose diverse, infatti sul mio canale sto portando di tutto e di più e vorrei ampliare la cosa non solo ai videogiochi ma anche a cose da nerd, stavo quasi pensando di portare appunto I giochi che Rocco giocherebbe, giocati come li giocherebbe, senza né commento né niente. Quindi, insomma, variamo un po' le cose. Cercherò di fare in questo canale di dare più varietà possibile alla qualunque cosa, gameplay e quant'altro. Porca miseria, ma qua è pieno di gente. Ok, adesso devo cercare di fuggire da qua. Beh, ce la faremo ragazzi. Sono sicuro che ce la faremo. Nel frattempo io non capisco se... Porca puzzola. Allora, fatemi abbassare un po' l'audio di gioco, perché mi sembra che ci sia l'audio troppo alto rispetto alla mia voce. Sì che io di sera, quando magari gli altri dormono, cerco di avere un tono un po' più pacato e questo dà problemi all'audio del gameplay. Però in teoria, abbassando l'audio di gioco, dovrei comunque dare una bella media a tutto quanto. Cosa cazzo è successo? Cosa diamine è successo? Va bene, dai, rifacciamo. Parapaparara.
Mamma mia, quanto mi è andato di culo. Non capisco. Cioè, ci sono delle granate per terra. Cosa cazzo succede? E salto sempre in aria così. Non va bene questa cosa, ragazzi. No, c'è qualcosa che non va. Non riesco a capire cosa cazzo sta succedendo. Ok, ripartiamo. Riesco a capire se c'è qualcuno che ricompare da dietro e mi lancia un razzo nel culo, perché non riesco veramente a capire. C'è qualcosa che non va. Se me la faccio di corsa? Prova a farmela di corsa, perché a me sembra strano che salti in aria in questo modo. Oppure no, sono sti stronzi che mi sparano. Ok. Poi non si capisce da dove arriva questo proiettile. Quindi non riuscirò mai a capire da chi cazzo è che mi spara. Dannazione. Guardalo lì, dov'è il pezzo di merda. Bastardo, ce l'avevo qua dietro, ce l'avevo. L'infamone. Vabbè, di morì male, va. Brutta merda. Adesso me ne comparirà qualcuno da una parte che non vedo. Cazzo, due volte. L'abbiamo fatta? Ragazzi, non ci credo. Ragazzi, fermi. Dai che ce la fai, Conker. Dai che ce la fai. Oh, porca pupazza. Cecchini. No, sono riuscito a fare una strage. Muoversi, muoversi! Andiamoci da questo posto del cavolo presto. Diamoci una mossa. C'è più sangue che acqua lì sotto. Adesso ci è stata una bella strage. Dai, Conker, ce l'hai fatta. I did it! È contentissimo. Ok, ci siamo tolti. Oh, allora sei sveglio da questa parte, ragazzo. Dai un'occhiata qua. Ce l'abbiamo fatta? Già, la guerra è terribile, vero? Hai proprio ragione, tutti questi ragazzi così in gamba mandati al macello. Mentre quei parrucconi, quei topi di ufficio, quelli non hanno mai, e dico mai, sentito un proiettile passargli sopra la testa. Perché non se ne vengono qua giù i cosiddetti generali? Ne stanno comodi nei loro bei villoni a 50 km dalle linee nemiche. Ma come fanno a darci gli ordini? Chi si credono di essere? Guarda là, guarda che roba. Vero, è terribile.
L'orrore. Eh no! Mi sa che sono svenuto per qualche secondo. Ah già, ora ricordo, il conto alla rovescia. Porco ca... Sono morti tutti quanti. E tutta la base dei Tediz è stata rasa al suolo. Riconosco quella voce. Il soldato Rodent. Ce l'ha fatta. Sei un eroe. Sì, ce l'ha fatta. Ok, noi siamo tornati finalmente, è incredibile, siamo riusciti a finire questo livello. Ok, ragazzi, io direi che adesso ci avviamo nella nostra prossima meta. Vediamo di cosa si tratta e poi penso che potremmo anche staccare. Facciamo magari un gameplay un pochino più soft oggi. Perché l'ultimo è durato un'ora di bestemmie, tra l'altro. Allora, se non sbaglio... C'era un mulino qua. E il mitra non ce l'abbiamo più, peccato. C'era un mulino. Oh no. Dov'è il mulino? Ero sicuro che era l'ultimo livello. Evidentemente no. Ehi, Rodent! Bello rivederti, amico. Cosa è successo? Sono un po' sbattuto, sai. Però quella tuta funziona davvero. Mi ricordo che stavo volando e poi... Bam, ho visto questa cosa venirmi incontro. Sembrava un mulino. Però adesso non c'è più. Era il mulino che andava incontro a lui. Non importa. Almeno sono qua. Che sta succedendo? Non ne sono sicuro. Sembra che la guerra è finita. Tu puoi tornartene a casa. Salutami, ragazzi. Ok, ci becchiamo dopo? E ci becchiamo dopo? Magari mi offri una birra. Posso dirti una cosa? Dipende da cosa mi devi dire. È stato un privilegio lavorare con te. Sai che ti dico? Se dovessi affrontare di nuovo un'altra missione del genere, vorrei che tu fossi al mio fianco. Le tue parole mi fanno molto piacere. Grazie, signore. Grazie a te, soldato. Puoi andare. Che tipo in gamba. Idiota. Ma perché? Non c'è... C'è nulla qua? Dove siamo qui? Siamo dalla parte opposta di quel punto che prima non riuscivamo a visitare. Ti avevo detto di andartene? Vabbè, dato che sei qui, avremmo un lavoretto per te. Ok. Uffa, un altro, non posso andarmene a casa, per favore? Ho detto che potremmo avere un lavoretto, prendere o lasciare. Ok, lo prendo. Questi pantaloni sono così scomodi. Oh, che strano incontrarti. Harry, sei bellissima. Davvero? Ma non avevi detto che non lo conoscevi? Certo che lo conosco, è il mio ragazzo. Esatto, sono il suo ragazzo. Vorrei interrompere, ma se voi due piccicini siete venuti in questo cazzo di tête-à-tête, forse possiamo continuare. Avete finito. Quello che dobbiamo fare. Grazie mille. Ok, dici che dobbiamo fare. Ok, la vostra scappatoia con quei cavernicoli mi hanno lasciato senza lavoro.
Adesso devo rimpinguare i miei fondi. Ed eccola qua, la Federal Reserve Bank. Ok. Va bene, ci sto, ma solo una condizione. Voglio un vestito fico come il suo. Affare fatto. Cosa vi ricorda? Ah, scusatemi ragazzi. Che cosa vi ricorda? Facciamo così. Probabilmente quello che verrà il prossimo cioè al prossimo gameplay sarà l'ultimo gameplay perché potrebbe essere finito. Dovremmo essere alle battute finali del gioco. Io vi lascio. Con Conker vestito così. E voglio vedere se qualcuno di voi mi sa dire a chi assomiglia. Bene, detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie.